È appena conclusa l'ultima seduta della commissione d'inchiesta regionale sullo scandalo Monte dei Paschi. Attualmente la commissione d'inchiesta è l'unico organismo istituzionale in Italia che tiene e terrà un occhio su questo disastro. Ad oggi abbiamo rilevato che circa 50 miliardi di euro si sono azzerati, erano soldi della comunità toscana e della comunità italiana. Terremo un occhio puntato su questa vicenda perché a giorni usciranno gli esiti degli stress test europei e noi chiediamo al Consiglio regionale che si faccia carico di questi esiti e che faccia tutto in suo possesso per tutelare i cittadini toscani, i cittadini italiani, gli risparmiatori e le imprese della Toscana. In tutta questa vicenda è emerso un grande responsabile. Il grande responsabile è il Partito Democratico, che è stato artefice non solo delle nomine, ma anche di grandi influenze sugli indirizzi della Fondazione e sugli indirizzi della banca che hanno portato a questo dissesto. Oggi noi chiediamo l'azzeramento dei vertici della banca, degli organismi di controllo, di quelle solite persone che erano presenti per esempio nell'operazione Antonveneta, chiediamo una ripubblicizzazione di Banca Monte dei Paschi, ma anche una ripubblicizzazione dell'organismo di controllo quale Banca Italia. Banca Italia oggi è in una situazione di conflitto di interessi che per noi è inaccettabile. Rimaniamo in contatto perché da settembre verranno fatte una serie di pillole approfondite sui vari paragrafi della relazione d'inchiesta che verrà pubblicata proprio in quel periodo, in modo tale da dare a tutti i cittadini una consapevolezza approfondita su quanto abbiamo scoperto.